Buonasera. Io sono una cittadina mamma. Ci stiamo abbracciando. Visto che voi siete candidati, sì. A chi andrà il mio voto, a me da mamma interesserebbe chiudere le parti a caldo dell'IVA, quelle che sono altamente inquinanti, quelle che uccidono i miei figli come ecco, tutti signora, i bambini di Taranto. Quindi a questo punto, cioè, fronte comune su questa cosa, senza fare demagogia, cioè, vogliamo i fatti. Chiunque vinca, a me interessa signora, questo. Signora, io dico questo. Taranto, per le risorse naturali che ha, dovrebbe chiudere, per favore, dovrebbe chiudere lo stabilimento senza se e senza ma, immediatamente. E c'è un altro fatto, non si può dire che il sindaco ha le mani legate. Non si può dire. Stiamo parlando con la signora, il sindaco non ha le mani legate, no, il sindaco no, può chiudere. No. Io dico che il sindaco non ha le mani legate su niente. Su benissimo, anche su niente. Su nessun argomento. Anche, siccome tu hai detto in un intervento che un sindaco per la questione ambientale non può fare. Non ho mai detto questo. Dici non dare retta da parte. Non l'ho mai detto. Quindi, chiusura immediata lo no, lui non mi mette in bocca cose che non ho detto. Ma lei è per la chiusura dell'aria calda, ragazzi, chi ha mai detto che si non può fare niente e chi ha mai detto che io sono per la chiusura? Io sono per la chiusura immediata. Io non ho mai detto che sono per la chiusura immediata. Quindi non la vuoi la chiusura immediata, Luigi? Io ho detto ora che facciamo il conto. Sì, ma la signora sta chiedendo, la signora, chiariamo le nostre posizioni, poi la signora in piena libertà decide. Allora io ho detto, signora, io sono per la chiusura immediata da sindaco, se diventerò mai sindaco, firmerò l'ordinanza. Se la signora pensa che sia una cosa interessante, importante, definitiva, evidentemente invece, voterà. No, non dobbiamo fare la guerra. Ma no, tu cosa dici alla signora? Sull'ILVA tu cosa dici? Io sull'ILVA, la vuoi chiusa o no? Luigi. No, dia alla signora, non a me. Luigi, la signora vuole sapere. Se la signora vuole parlare con me, io parlo con la signora. Se devo parlare con te su questo, fammi parlare sempre lui. Luigi, se devo parlare invece alla tua presenza, con la tua telecamera, di questo argomento, io le parlo volentieri davanti a un dibattito. E la signora? E ti rispondo. Allora, io penso che il cittadino sia il padrone. Ma certo. Allora, la signora ha chiesto, signor Busino, lei che posizione ha sul libro? La vuole chiusa o no? E le ha fatto questa domanda. Chi ha fatto questa domanda? Puoi rispondere? Io ho detto chiusura immediata, senza se e senza ma. Scusa, io ho detto questo, che si chiama Taranto senza ILVA, chiusura immediata. Walter, tu sei di questa idea o no? Che questa è la tua posizione. No, Luigi, per favore, questa sia la tua posizione, la tutti condivisi la mia posizione su qualsiasi argomento, anche questo sarà. Ma ora lo diciamo, è così brutto dire la posizione su lì, fa paura dirlo. No, la signora, lo diciamo insieme, senza se e senza ma. Io lo dico, tu lo dici. E tu lo dici o no? Io sono disponibile a parlare. Ma non è che è professionale, non è che dobbiamo andare nel professionale. Perciò è così bello dirlo a tutti. Ci sei tu e c'è una telecamera. Facciamo le persone. Il telefonino, dai, e facciamo le persone. E la signora vuol sapere, vuoi l'ILVA chiusa o no? La signora vuole parlare con me di questo argomento, entriamo dentro e ne parliamo. Dirlo in pubblico. Allora, a differenza che io lo dico in pubblico, lui non vuole dirlo. No, io sto rispondendo. Ma non è un segreto, Walter. Tu sei candidato sindaco. E tu, se non ci fossi tu, cosa stai parlando? Ma io te lo posso dire. La legge dice che io possiamo parlare. Come no? Come la legge dice che non possiamo parlare? Noi possiamo parlare soltanto. No, siamo persone, no signora, siamo persone civili. Signora, siamo persone civilissime. E quindi è bello il confronto. Poi Walter mi ci dà la sua idea, io la mia. Rispettabilità. Io lo ho detto chiusura, senza sé e senza ma. Questa è la tua posizione. E c'è la mia questa. Ora la mia, possiamo sapere la sua la mia posizione. Chiusura. No, ecco. E bene, rispetto sul mio libro. Quindi, che mi riprometto di passare adesso, ci lascio il numero e glielo. È ben descritto sul mio programma. Lei quale? Allora, non lo vuole dire, non vuole dire la sua. Lo leggerà. Guarda, è quella posizione. Se la troverà calzante con le sue idee, potrebbe pensare di farlo. Se invece no, legittimamente. Non è che sembra una sopra.
soap opera, il segreto di Puente Viejo. È pubblico il mio programma. Non è il segreto di Puente Viejo. Questo programma è... Sì, ma si può dire quel il mio problema. Io comunque la prego che se dovesse diventare sindaco lei o lei, prendetevi a cuore. Io, signora, io ho detto l'unica via è la chiusura immediata, senza se e senza ma, non programmata, non concertazione. L'ho sentito io sta cosa. Io l'ho detto. È vero. Certo, io l'ho detto. Ora vorrei sapere da tutti. Una cosa importante, io, la signora Taranto, i bambini sono in fuori. Quante volte abbiamo gli altri forti? Noi abbiamo fatto il nostro. Chiudono e chiudono il reparto intero. Quando vogliono loro. E quei bambini sono diventati ragazzi. La sera si può chiudere anche a